Il 28 settembre 2013 Restroma e Valpolicella erano due neopromosse all'esordio assoluto nella massima serie. Il calendario le mise di fronte alla prima giornata. Oggi, a 4 anni di distanza, le capitoline sono una solida realtà della Serie A e vengono da uno storico quinto posto, mentre le venete sono tornate nella massima serie. Si sono associate al Chievo Verona e hanno messo su una squadra che potrà sicuramente dire la sua. La prima giornata le vede ancora l'una contro l'altra. Amici di Thunder, un saluto dall'Unicusano Stadium. Inizia oggi il campionato di Serie A femminile. Questa è Restroma Valpolicella. Si sponda con una compagna, si rimane calcio, la metà campo ospite. Tentativo di conclusione da lontano, il primo della gara. Ci ha provato Camilla Labate, pallone sul fondo, Greggi. Lo è rimesso dentro, attenzione che è una buona occasione per la Restroma, col pallone in aria, la grande risposta, la sfera termina in rete con l'ultimo tocco probabilmente che è stato da parte di Claudio Palombi. Fatto sta che la Restroma in vantaggio al 23esimo del primo tempo, 1-0 per le padrone di casa. Questa Vanessa Nagni si oppone sul tentativo di allontanare la sfera, l'altro capitano Boni col mancino in verticale per la corsa di Fuselli, che stavolta riesce ad andare via a Savini. Fuselli all'altezza del lato corto, mette il pallone al centro, l'uscita di Pipitone, persona al centro, Boni gioca all'indietro ancora con Fuselli, si ricomincia Coppola che alza la testa, va dentro l'area, si è mossa bene Sardu che prova a calciare, pallone fuori misura, alto, sopra la traversa. Tu hai un calcio di punizione battuto però non particolarmente bene, attenzione al retropassaggio, suicida che mette in difficoltà Colini, la quale viene costretta a un fallo da cartellino rosso ai danni di Valentina Boni, evento che potrebbe cambiare la gara. Al 40esimo di questo primo tempo, fuori Giulia Colini, una delle migliori in campo della Restroma. Prolungato da Picchi, Palombi mette giù in mezzo a due, riesce a girarsi bene, mette in movimento Nagni, in area di rigore Nagni, controlla, col mancino a pressione, il pallone si infila in rete, una grande giocata di Vanessa Nagni, l'anima della Restroma, che nel momento più difficile per la formazione di casa trova il gol del 2-0, 44esimo del primo tempo, il raddoppio delle giallorosse. Funziona il pallone lungo per la corsa di Nagni. Nagni, l'avversario va giù ma si gioca e tutto regolare. Nagni tocca per Palombi, Palombi in aria, Palombi la piazza, il diagonale mancino, si apre benissimo la ripresa per la Restroma col gol del 3-0 firmato da Claudio Palombi, e forse la Restroma mette in ghiaccio la gara. Nagni apre verso Palombi, uno contro uno, c'è il raddoppio ma tra le linee si inserisce benissimo Simonetti che può essere servita. Simonetti in aria, prende la mira, Gritti mette in corner, Picchi, Palombi, è andata Nagni che arriva sulla sfera prima dell'avversaria, può puntare la porta, sono in due al centro, Nagni invece preferisce calciare, ringrazia Gritti. La finta per la conclusione di Boni che va sul secondo palo, pallone interessante, Montecucco colpisce la traversa, l'azione più pericolosa del Valpolicella al 39esimo del secondo tempo. Sinistra, Riboldi copre bene la sfera, cerca ancora Montecucco che da quando è entrata ha dato qualcosa in più, si prende un fallo, calcio di punizione e giallo, secondo giallo per Claudia Ciccotti, seconda espulsione per la Restroma. Ammonita qualche minuto fa Claudio Ciccotti, deve abbandonare il terreno di gioco per questo intervento. Secondo giallo e Restroma in 9. Espulso anche Melillo, allontanato anche Melillo che sembrava interessato a placare gli animi. E deve abbandonare la panchina il tecnico della Restroma, assenze che si faranno sentire tutte nella prossima giornata a Torino contro la Juventus. E arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, la Restroma batte 3-0 il Valpolicella, conquista i primi 3 punti del suo campionato, prova di forza e di personalità molto importante da parte delle ragazze di Fabio Melillo. Gara macchiata però da 3 espulsioni di Giulia Collini, Claudio Ciccotti e proprio mister Melillo, che non ci saranno sabato prossimo a Torino nella delicatissima trasferta contro la Juventus.